Amici di Canale 8, benvenuti a questo spazio informativo culturale. Abbiamo ospite in studio, nel nostro studio di Canale 8, il presidente, dottor Francesco Mancuso, presidente dell'associazione culturale Fare per Migliorare, a cui vogliamo dare subito il benvenuto. Saluti a tutti i telespettatori di Canale 8. Grazie, grazie Presidente. Allora, parleremo con lei di tantissime iniziative promosse dalla sua associazione che opera nel territorio di Trabia. Ma prima di andare nel merito, quindi nello specifico, vogliamo chiederle, visto che lei presiede un'associazione culturale, ricordiamo ai nostri telespettatori che le associazioni culturali molto spesso rappresentano il tessuto sociale che opera nel territorio e quelli fattivamente che organizzano eventi e che sicuramente fanno sentire la loro presenza. Quindi, innanzitutto, parliamo proprio delle associazioni culturali. Che clima si respira? Che era si vive, siete aiutati, lavorate da soli, avete un aiuto dalle amministrazioni, che cosa pensa? Allora, noi siamo un'associazione culturale, una neo-associazione culturale denominata Fare per Migliorare, è stata istituita il 21 marzo del 2013 e abbiamo creato un sacco di eventi. Noi ci occupiamo di legalità e di cultura. Organizziamo un bel po' di eventi sia sul Trabia e sia sulla provincia di Palermo. Siamo 182 soci alla data di oggi e tengo a sottolineare che ci sono soci pure al di fuori della provincia di Palermo. Siamo sul sociale e ci occupiamo di cultura, legalità, teatro, cinema. Quindi ho 182 iscritti, quindi 182 soci, un'associazione che comunque dice la sua in modo così forte, prepotente. In modo particolare, al di là di quello che poi entriamo nel merito della vostra associazione, la spieghiamo. Quindi dico, il mondo dell'associazionismo oggi in Sicilia, nel territorio palermitano, che momento sta vivendo? Un momento ottimo, parlo nel territorio, ci sono diverse associazioni culturali, ovviamente io dico sempre che alle parole devono seguire fatti, perché bisogna attivarsi sempre sul sociale, bisogna presentare progetti formativi ed educativi presso le scuole e gli istituti scolastici. Un'iniziativa davvero lodevole che è stata organizzata, ricordiamo che siete una neo associazione, quindi un anno di anniversario, il 21 marzo, quindi inaugurate, quindi festeggiate questo vostro primo compleanno con un grande evento che vedrà protagonista il grande maestro violinista Francesco Nicolosi. Ricordate, amici telespettatori che ci state ascoltando, che ha incantato l'Italia, questo violinista straordinario che è arrivato secondo al noto programma televisivo Italia's Got Talent, quindi avete questo ospite d'eccezione, quindi ce ne vuole parlare. Allora, noi il 21 marzo, io invito a tutti quanti, il 21 marzo del 2014, venerdì alle ore 18, ci sarà questo evento a Trabia presso il ristorante L'Ulivo, La regia ci sta mostrando anche la locandina dell'evento, quindi i nostri telespettatori possono guardare in diretta questa locandina. È una serata organizzata da noi, ci sarà il maestro Francesco Nicolosi, ci saranno dei momenti socio-culturali, ci saranno delle letture di poesie, ci sarà la nomina del vicepresidente della nostra associazione e una cosa molto bella e molto importante che ci tengo, il Francesco Nicolosi riceverà la carica di socio onorario della nostra associazione culturale e si esibirà in alcuni brani da lui scritti. Quindi avete questo ospite che, diciamo anche questo retroscena per dare merito e lustro a un ospite che viene, perché no, diciamolo, a titolo gratuito. Completamente gratuito. Quindi vi sta onorando della sua presenza. Ma sappiamo che questo violinista, Francesco Nicolosi, aprirà proprio la sua tournée nel capoluogo siciliano che è Palermo, al Teatro Dante. Vogliamo dire qualcosa in merito? Sì, tengo a sottolineare che viene a Trabia per pubblicizzare questa apertura della tournée siciliana che si apre il 5 aprile alle ore 21 al Teatro Dante di Palermo. Ah, quindi inizierà questa tournée proprio a Palermo, quindi chi ci sta ascoltando, accorrete numerosi a prendere i biglietti, perché sapete, in questi casi vanno via, volano via. Allora, vogliamo dare qualche altra indicazione in merito alla serata che state organizzando il 21 marzo, quindi alle 18 sarete verso il ristorante L'Ulivo in contrada Rovetto, quindi Trabia Palermo. Diciamo qualcosa in modo più approfondito. Allora, innanzitutto per chi volesse poi comprare i biglietti c'è il manager del musicista Francesco Nicolosi, che ci sarà la possibilità in quella serata, in quell'evento, di poter acquistare un biglietto per la tournée siciliana.
Poi ci saranno ovviamente due emittenti radio anche in diretta il 21 marzo e ci saranno un sacco di ospiti che interverranno. Ci sarà l'amministrazione del comune di Trabia che Quali saranno interverrà queste pure. radio che faranno la diretta? Così lo diciamo. Allora, in anteprima ci sarà Radio In Palermo e Radio Panorama. Radio Radio Panorama. Panorama. E diciamo, ci saremo anche noi con le nostre telecamere che riprenderemo l'evento e quindi faremo anche uno speciale. Canale 8 presente sempre. Sicuramente, sicuramente, sicuramente. A me fa molto piacere che ci siete pure voi. Quindi abbiamo detto quasi tutto, lasciamo un attimino i nostri teleascoltatori con un attimino di suspense perché non vogliamo dire altro, perché altrimenti poi non vengono e quindi che cosa abbiamo fatto? Quindi dicevamo, questa associazione è Fare per migliorare che opera nel territorio di Trabia, quindi i cittadini, i paesani di Trabia possono essere fieri di avere un'associazione così attiva, così come dire, volenterosa nell'organizzare eventi di questa portata. Presidente Mancuso, noi la ringraziamo per il suo gentile intervento. Grazie a lei e vi aspetto numerosi il 21 marzo. Grazie a tutti. Un saluto ai nostri telespettatori, grazie per la gentile preferenza.